Dall'inaugurazione del nuovo Teatro del Maggio fino a pedonalizzazioni e giardini, il sindaco di Firenze Matteo Renzi fa il punto sul bilancio dell'ultimo anno di governo che fa conciliare idealmente con le date del Capodanno fiorentino, dallo scorso 25 marzo 2011 ad oggi. 365 giorni per migliorare la città, per renderla più vivibile, innovativa ed al passo con i tempi. Tutto il lavoro, insomma, portato avanti dalla Giunta Renzi sta dentro una pubblicazione, Firenze 2012, il punto sulla nostra città, che sarà inviata nelle case di tutti i fiorentini. Un modo per fare informazione, ha spiegato il primo cittadino, ma anche ha tenuto a precisare Renzi per chiedere come e quanto possiamo ancora migliorare la città, rendendo i fiorentini sempre più partecipi alla vita della comunità. Abbiamo inaugurato il nuovo Teatro dell'Opera, i campini della Fiorentina, tanti impianti sportivi, il canile di Ugnano e il Palazzo di Giustizia, e potremmo fare un elenco che arriva fino ai giardini Santa Rosa, piuttosto che all'apertura dei giardini del Giardino delle Rose, così per tutto l'anno. Però credo che al di là delle singole cose, su cui abbiamo fatto un elenco molto dettagliato che tutti i cittadini riceveranno, c'è un atteggiamento che io sento molto bello in città, che è l'atteggiamento di chi dice: ok, Firenze ha mille problemi, ha mille limiti, ma è una grande città con tante chance, e soprattutto io vedo un entusiasmo da parte della gente che per me è un elemento di grandissimo stimolo e di grande gioia. E c'è stato modo in Palazzo Vecchio di parlare anche dei programmi futuri del Comune di Firenze, a partire dalla linea 2 della tranvia. Mi piacerebbe tanto che finalmente le aziende che devono far partire i lavori della tranvia e le banche che devono in qualche modo garantire i conti di questa tranvia finalmente diano il via ai lavori sostanziali e sostanziosi, perché sappiamo che con la riorganizzazione del tram sulla linea 2 veramente la città cambierà e svolterà definitivamente. E non poteva mancare neppure un accenno allo stadio di Firenze, partita complicata ma sulla quale il sindaco Renzi continua a puntare. Lo stadio io credo che sia una delle grandi partite di questa prossima seconda parte del mandato. In questo anno è partito anche l'iter burocratico amministrativo per la Mercafir. Se sono rose, fioriranno. Quello che deve essere chiaro è che non si può tutte le volte tirare per la giacchetta a destra e a manca. C'è un processo, un procedimento, diciamo più correttamente, amministrativo aperto. Io spero che arrivi al risultato che tutti noi ci auguriamo. Altro tema controverso, quello delle pedonalizzazioni, che Renzi affronta ribadendo che tornerà a chiudere al traffico altre zone del centro storico, proprio per restituire la città ai fiorentini e renderla sempre più bella e vivibile. Le pedonalizzazioni sia del Duomo 2 anni fa che di Pitti e Tornabuoni quest'anno hanno segnato un cambiamento culturale nella città. I fiorentini le apprezzeranno, spero, soltanto quando sarà definitivamente rifatto il manto stradale, che è in corso di rifacimento in via Martelli, partirà adesso in via Tornabuoni. Ci sarà in via Panzani e il prossimo anno continueremo con Por Santa Maria e Lungarno Acciaioli.